Radio Radicale, siamo col senatore Ettore Licheri, mentre è in corso la chiama per la mozione di sfiducia che voi avete presentato individuale nei confronti del ministro Santanchè. Allora, il PD non vi ha seguito in questa cosa, lo ha detto anche Walter Verini nel corso del suo intervento. Allora, per voi questa era data come una sorta di sconfitta annunciata, però perché avete deciso di fare questo dibattito? Lo abbiamo detto perché resta il tema, perché all'interno del governo abbiamo contezza tutti che ci sono delle sensibilità diverse, perché questo è il tema di tutti i temi, cioè la questione morale, cioè il fatto che questo è l'unico paese al mondo dove non esiste l'opportunità politica, non esiste quella cosa che ti impone di fare un passo indietro. Quando hai vicende personali, vicende familiari che non ti lasciano libero nello spirito, nella testa, in quelli che sono i tuoi interessi, lo abbiamo fatto perché c'è un clamoroso caso di conflitto di interessi. Pensate solo che questa ministra è la plenipotenziaria sulle concessioni balneari, lei che è titolare di una concessione E balneare. questo In si questo sapeva anche prima della mozione di sfiducia. Senz'altro, ma per dire come questi temi continuano a restare sul tavolo e nessuna forza politica sente il dovere comunque di tenerli sempre aperti, sempre vivi. Grazie a questa mozione di sfiducia, il paese piano piano prende atto di quella trasformazione culturale che deve arrivare, che non è quella che se arriva un avviso di garanzia il ministro o l'amministratore pubblico si deve dimettere, è un qualcosa che va oltre, perché è una questione di decoro, di immagine verso le istituzioni. Si servono le istituzioni anche con la specchiatezza dei propri costumi personali e familiari. Voi avete fatto un processo al ministro più che contestato le azioni del ministro? No, noi non abbiamo fatto un processo, i processi li fanno i magistrati, anzi io stesso personalmente sono intervenuto in aula dicendo non vi parleremo di avvisi di garanzia, non vi parleremo di perquisizioni, di sequestri, di indagini penali, perché questo tema non ha nulla a che vedere con con le vicende giudiziarie, assolutamente niente a che vedere. Questo è un tema che ha a che vedere con la sfera individuale di una persona, che quando è chiamata a esercitare un ministero pubblico, un ufficio pubblico, deve dare delle garanzie di obiettività e di serenità. Ora io le chiedo, la Santanchè, dentro questo colossale crack finanziario, dentro una costellazione di scatole cinesi di società che inglobano altre società, dentro la quale è finito il figlio, è finito l'ex compagno, il padre del proprio figlio, dove lei stessa adesso ha detto ci ho messo dentro tutto il mio patrimonio, adesso c'è un pool di avvocati che stanno cercando di farmi uscire con le ossa intere. Lei fa il giornalista, lei avrebbe quella serenità d'animo la mattina quando si sveglia per affrontare il suo ruolo di giornalista? No, si figuri un Ha dato la amministratore. risposta per me. Vabbè, senta, quella cosa che ha detto Patuanelli oggi nel suo intervento, che queste difese ad oltranza dei ministri non pagano e che poi portano alla caduta del governo. Questo era uno degli intenti che ci eravamo prefissi, tenere questo dibattito che noi sappiamo c'è dentro la maggioranza. Dentro la maggioranza ci sono delle voci che cominciano a dubitare. Ecco, lei ritiene che sia vera la voce che se il ministro andrà a processo poi si dimetterà? Questo è merito vostro? Pensate che possa No, esserlo? non è merito nostro. Noi abbiamo detto stamattina che le vicende giudiziarie devono restare fuori da Palazzo Madama. Noi oggi abbiamo parlato di stile, abbiamo parlato di opportunità, abbiamo parlato di decoro, di reputazione, di immagine del paese.
Oggi noi abbiamo detto che quando Giorgia Meloni andrà negli Stati Uniti a parlare con il presidente Biden, chieda al presidente Biden negli Stati Uniti se quello che è accaduto alla Santanchè è mai possibile all'estero, e vedrà che cosa gli risponderà. Senta, un'ultima cosa, vuole dire qualcosa sugli amici del Partito Democratico che non hanno sottoscritto il vostro documento, ma che però hanno fatto un intervento, secondo me, più duro di quello di Patuanelli. Cioè io ho sentito Verini che gli ha dato giù sotto. Mi sono complimentato con il senatore Verini, mi sono complimentato con i colleghi del PD perché hanno compreso e hanno sostenuto le ragioni che hanno sospinto questa mozione di sfiducia. Sono contento perché oggi effettivamente l'opposizione ha riportato sul tavolo la questione morale che sollevò il mio conterraneo Enrico Berlinguer, e che è ovviamente un tema che era del partito, che era della sinistra, insomma. Grazie al senatore Ettore Ligheri del Movimento 5 Stelle.